50 stelle. Tutti gli USA stato per stato insieme a Federico Buffa. Siamo di nuovo in viaggio, perdonate l'impropria pubblicità, con le nostre All Star consunte negli Stati Uniti d'America, 50 stelle come 50 stelle della bandiera, come 50 stati però, e anche oggi ne visitiamo uno con Federico Buffa. Federico, dove andiamo? Great State of South Carolina. South Carolina, quindi collochiamola, beh, sud ovviamente. Sud ovviamente, e che sud? È un luogo molto particolare degli Stati Uniti. Questo è un sud convinto. Ancora qualche anno fa, sulla cupola della capitale, perché ogni capitale americana ha una specie di cupola, sventolava la bandiera del sud. E questo è assolutamente incredibile, ma questa è una parte del paese dove la guerra civile di fatto non è finita mai. Questi sono sud, continuano a essere sud e vogliono essere sud. La capitale dello stato del South Carolina è Columbia e il soprannome dello stato è Palmetto State. Palmetto che è l'albero simbolo, una sorta di palma, e che è anche sulla bandiera della South Carolina. Fondamentale il palmetto. Io credo che la South Carolina sia uno degli stati per certi versi più lontani da quella che è la visione degli Stati Uniti, ma per certi altri uno dei più interessanti da visitare per cultura americana contemporanea e per eredità coloniale, perché effettivamente nella South Carolina c'è la città più bella d'America tra le piccole città, soprattutto come stato di conservazione, vale a dire Charleston. Charleston, quella del Charleston anche, tra l'altro, no? Tra le tante cose. Io credo che sia la città più calda, più aggraziata e meglio conservata d'America. Effettivamente l'heritage, cioè la tradizione, l'eredità che si sente a Charleston non c'è adesso un'altra parte. Mentre la parte della Virginia sono state rifatte uguali a come erano nel 600, questa è una città che è così da 250 anni. L'uccello simbolo è lo scricciolo, così ci togliamo il pensiero. Il fiore simbolo è il gelsomino giallo, mentre i personaggi famosi della South Carolina sono piuttosto interessanti. Abbiamo Joe Frazier, quindi un pugile noto, Althea Gibson, tennista di Silver, South Carolina, Dizzy Gillespie, un grandissimo jazzista, trombettista che era di Cheroke, e Jesse Jackson, attivista dei diritti civili di Greenville, un attivista dei diritti civili, dei diritti degli afroamericani. Probabilmente non è un caso che sia della South Carolina. Non è un caso. Cosa succede? Che i musicisti che lasciano la South Carolina devono andare o a Chicago o a New York o entrambi i posti. Gli uomini del sud con obiettivi politici che lasciano la Carolina del Sud vanno verso Atlanta, esattamente quello che ha fatto il reverendo Jackson. Un altro personaggio nativo della South Carolina è William Westmoreland, un nome che qualche decennio fa era piuttosto in auge sulle cronache, perché capo di stato maggiore, era il comandante delle truppe americane in Vietnam proprio nel periodo, soprattutto nel periodo dell'escalation militare, quindi dopo il 68 sostanzialmente. Sì, che commise un errore fondamentale dichiarando che sostanzialmente i vietnamiti, come tutti gli asiatici, davano alla vita un valore diverso da quello che si dà in Occidente, che è una frase che per certi versi ci può anche stare, ma che sostanzialmente, al di là dei suoi successi militari, gli costò il posto. Al di là della politica, torniamo ai luoghi. Che cosa è interessante fare, che cosa è interessante vedere in South Carolina? Beh, tantissime cose. Sotto la costa di Charleston, diciamo 300-320 chilometri, c'è la Low Country, che è veramente una delle zone più belle sulla costa degli Stati Uniti, e si arriva fino alla città di Beaufort, che è praticamente Charleston però resa più piccola. Perché Beaufort, tra l'altro, l'avete probabilmente vista già in tanti, perché il Grande Freddo e la maggior parte di Forrest Gump sono girati lì. È un eccellente posto dal punto di vista della luce, ha un'atmosfera molto molto interessante. Ecco, lo so che la South Carolina non è esattamente la prima meta, però se vi capitasse di andare, non perdetevi la Low Country e Beaufort. Quando viaggiamo al sud degli Stati Uniti con questo nostro viaggio immaginario e parlato, a me piace sempre chiederti che cosa si mangia. Beh, avete visto Forrest Gump? Che cioè, cos'è che faceva lui? Pigliava i gamberi. I gamberi, ecco, chiaramente. Guardate, i migliori gamberi del mondo io li ho mangiati sicuramente in South Carolina. La musica, adesso chiudiamo in musica, la South Carolina l'abbiamo detto, c'è Charleston, e quindi torniamo indietro andando nei nostri archivi a frugare per bene con un Charleston vero, risalente agli anni 20 del Novecento. Il brano si chiama proprio Charleston, South Carolina.